L'Olympic Agragas prepara il derby di campionato contro la Gattobardo. Per te sarà una partita speciale perché hai allenato quella squadra. Sì, è una partita speciale, importante per noi, per continuare a fare sempre 3 punti e per cercare di arrivare al girone di andata più alti possibile. Classifica alla mano, i favori del pronostico sono tutti per la tua squadra. Sì, questo sì, onestamente sì, anche perché ora ci siamo un pochettino rinforzati, chiaramente siamo, diciamo, più completi rispetto a qualche partita precedente. La Gattopardo che avversario è? È sempre un derby, i derby come sempre in tutte le categorie sono delle partite sempre dure, ma è difficile sempre vincere. Come è arrivata a questa sfida? Siamo carichi, molto carichi, consapevoli che ora nel giorno di ritorno dobbiamo fare molto di più rispetto al giorno d'andata. Arriva un tuo pupillo in casa Olympic Agragas, arriva l'esterno offensivo Michele Settecase. Tutti quelli che sono qua veramente sono tutti i miei pupilli, altrimenti non l'avevi preso. Ne manca qualche altro, speriamo di cercare di concretizzare qualche altro colpo in settimana, però Michele sarà la ciliegina sulla torta. L'obiettivo è sempre la promozione diretta in eccellenza? Sì, noi l'ho sempre detto, ci poniamo limiti, cercheremo di arrivare più avanti possibile, se non arriviamo primi cercheremo di arrivare almeno a fare playoff in casa. Arriverà un difensore? Credo proprio di sì. La gara amichevole di oggi pomeriggio contro Olympic Agragas cosa rappresenta per la tua rappresentativa? È una fase preparatoria per quanto riguarda e per quello che andremo a affrontare la prossima settimana, cioè l'incontro con il Trapani che per noi è fondamentale per il superamento del turno. Parliamo della tua formazione, di che livello tecnico è? Il livello tecnico della formazione di quest'anno devo dire che è un livello secondo me alto, ci sono molti giovani di valore che avranno modo di mettersi in mostra. Come avviene la selezione dei calciatori? Avviene gradatamente, i ragazzi vengono seguiti, monitorati, vengono chiamati, visionati in allenamento e poi vengono prese le decisioni in base a quello che si vuole per la rappresentativa. Quali sono gli obiettivi della rappresentativa? Gli obiettivi della rappresentativa sono quelli di sicuramente di fare bene, siamo i campioni uscenti, l'anno scorso abbiamo vinto il torneo, quindi quello che vogliamo noi è cercare di fare il meglio possibile quest'anno, sperando di riuscire come l'anno scorso. Alleni i portieri della Nazionale Under 16, per te cosa rappresenta questo traguardo? È un traguardo prestigioso, di cui sono onorato di farne parte e felice di rappresentare la Sicilia anche a livello nazionale.